Buongiorno, ribuongiorno e benvenuti alla seconda parte dell'oroscopo per il mese di aprile. Allora sì, mini applausino così. E ci eravamo lasciati con la bilancia e adesso continuiamo con lo scorpione. E qui devo salutare Roberto, se no ogni volta mi dice che non lo saluto, che faccio l'antipatica. Ciao Roberto, sei felice adesso che ti saluto. Allora, aprile sarà un periodo di stabilità per gli Scorpione. Le stelle si sono finalmente spostate in una posizione ideale e voi finalmente avrete smesso di essere distratti. Oh, ecco, finalmente. Potrete dedicare più tempo al lavoro ed essere molto produttivi. Potrete migliorare il ritmo del vostro lavoro e anche i colleghi più diligenti avranno problemi a raggiungere il vostro livello, cari amici dello Scorpione. Però ricordatevi che non avete più 14 anni, ecco. Non aspettate che sia la vostra cotta a chiamare. Prendete la situazione nelle vostre mani e andate voi, insomma, ad acchiappare la preda. Comunque, cercate di mantenere un ritmo ragionevole, non affrettatevi, ma non siate nemmeno un passo dietro agli altri. Inoltre, vi consiglia, qui l'oroscopo, di visitare i vostri parenti. Scoprirete cosa sta succedendo e chiacchiererete per tutta la serata. Bene, passiamo al Sagittario. Allora, potrete godervi il vostro lavoro nel mese di aprile. Il tempo passerà piacevolmente e velocemente. E non ricorderete più i ritardi sul lavoro. Nonostante questo, il Sagittario però non deve trascurare la famiglia e gli amici più cari, le persone che vi vogliono bene e non vogliono vedervi impostare un alto ritmo di lavoro. Quindi cercate di rilassarvi, di concedervi magari anche tempo per voi e tempo per la vostra famiglia, magari con una cena in famiglia. Inoltre, non prendete tutto troppo sul serio, cercando di discutere ogni minimo problema nei dettagli, perché dopo, insomma, rovinate solo la bella atmosfera, no? Fate uscire un po' i problemi dalla vostra testa. Inoltre, convincete il vostro partner o un amico a recarvi ad un ballo, un evento sociale che vi migliorerà magari il vostro umore, ecco. Ultimamente siete in salute, perciò non fate delle sciocchezze. In seguito potreste pentirvene. Ecco, quindi attenzione, Sagittario. Passiamo al Capricorno. Allora, nel mese di aprile, purtroppo, potranno esserci alcuni problemi sul lavoro. Potranno riguardare controversie tra colleghi o datori di lavoro. Il cambiamento del posto di lavoro è semplicemente un compito importante che deve essere risolto con urgenza. In tutti i casi sarete molto occupati. Anche in questi momenti il Capricorno non deve lasciarsi sopraffare dallo stress, ma dovete prendervi del tempo per voi stessi. Il vostro partner probabilmente non ha voglia di condividere il vostro umore, magari un po' giocoso, così scherzoso. Un problema uguale sia dei Capricorno che dei Gemelli. Vabbè. Comunque, qui invita comunque a parlarne col vostro partner, ovviamente se c'è qualcosa che lo infastidisce. E il ritmo lavorativo è alto, ma lo stress oggi non vi disturberà, quindi risolverete ogni problema comunque a mente fredda. E rivelate le doti che avete tenuto nascoste dentro di voi. Provate qualcosa che vi ha attirati per molto tempo, ma che finora avete paura, diciamo, di farlo emergere. Ecco, questo è il momento propizio, ecco, per tutti i Capricorno che vogliono provare qualcosa di nuovo. Bene, passiamo al mio segno, finalmente, Acquario. Chissà se c'è qualcosa di nuovo. Comunque, nel mese di aprile l'acquario avrà ancora successo nella carriera che prospera e fiorisce. Speriamo, cioè, diciamo che in un certo senso è vero, con molta fatica, però un po' ce la sto facendo, ecco, nel mio obiettivo che mi sono prefissata all'inizio di quest'anno. Comunque, sicuramente non lasciatevi tentare dalla passività. I vostri superiori sono abituati a un certo standard del vostro ritmo di lavoro e continueranno ad aspettarselo.
D'altra parte avete più tempo da dedicare a conoscenti e alle relazioni. Non siate troppo coinvolti da una nuova relazione, non dimenticatevi dei vostri amici e riservate qualche momento anche per loro. Se non li vedete più si arrabbieranno. Ups! Boh, in realtà sono anche io un po' che mi sono arrabbiata con loro, quindi vabbè. Diciamo che dovrò mettere un po' a posto le cose, in effetti sono un po' stata un po' troppo rigida con gli altri. Quindi dedicherò più tempo agli amici. Siete intelligenti e capaci, non abbiate paura di dimostrarlo, i vostri datori di lavoro lo apprezzeranno, perciò non prestate attenzione a colleghi invidiosi. Ecco, ciao, gallinelle invidiose, vabbè, basta. Organizzate una vacanza, almeno per un momento vi dimenticherete delle preoccupazioni e potrete iniziare a pensarci con impazienza. Mi piacerebbe organizzare la vacanza, però sì, mia mamma, no, devi studiare. Però se avessi un lavoro, ecco, se avessi i soldi miei, sicuramente me ne andrei in vacanza, caro oroscopo. Bene, passiamo all'ultimo segno, che è il segno dei pesci. E, i pesci ultimamente sono un pochino troppo stressati, perché la situazione al lavoro vi sta richiedendo la massima attenzione. E nel mese di aprile la situazione si calmerà, secondo comunque questo oroscopo, per fortuna. Avrete finalmente del tempo per riposare e trascorrere il tempo libero nel modo in cui, diciamo, che vi è più gradito. E questo periodo sarà molto armonico per il segno dei pesci, quindi non siate remissivi e non lasciate che le persone vi trattino, diciamo, in un modo meschino. Difendete i vostri diritti. E dovreste finire tutto ciò che avete lasciato incompiuto, oppure in seguito potreste avere dei piccoli problemi o grattacapi, insomma. Esaminate la vostra coscienza e non prendete risoluzioni realistiche che non possono essere portate a termine. Bene, questo era l'oroscopo per il mese di aprile. Spero che vi sia piaciuto e se riesco anche il prossimo mese, ovviamente faccio di mese in mese perché ho visto che quello di settimana in settimana non mi è tanto congeniale, anche se mi sarebbe comunque piaciuto farlo. Però non è detto, diciamo che vediamo, a seconda dei miei impegni universitari e esami, forse potrei ritornare a farlo, ma sapete, io sono un po' così, ecco, un po' pazzerella. Comunque, vabbè, vedrò nei prossimi giorni il da farsi. Comunque vi auguro un buon mese di aprile. E ci risentiamo insomma al prossimo mese, oppure chissà, magari faccio un oroscopo a settimana, non lo so, è tutto un po' così, ecco. Comunque saluto tutti e ci risentiamo, ciao!